Federica, ho 28 anni e in realtà ho sempre lavorato per mia fortuna nel mondo della musica, ho studiato e continuo a farlo perché è importante continuare a farlo e non pensare di essere mai arrivati. A 19 anni mi sono trasferita a Roma e sono andata in un'accademia di musical per unire tutte e tre le arti che mi piacciono di più, cioè canto, danza e recitazione. Ho lavorato nel mondo dell'arte, del canto, per fortuna, ho fatto un po' di gavetta, teatro, eccetera, eccetera, e poi finalmente ho incontrato coloro che finalmente mi hanno resa felice e me stessa al 100%. Mi chiamo Martina e suono il basso da quando ho 12 anni, 13 anni e non ho mai smesso di farlo. Ho sempre suonato, dai locali più intimi con due persone a concerti enormi con milioni di persone. È semplicemente tutto quello che so fare, tutto quello che voglio fare e tutto quello che continueremo a fare anche adesso che siamo buddizzati. Ciao, sono Alessio, suono da quando ho memoria, quindi da piccolissimo, pianoforte e batteria, produzione, studio, insomma tutto ciò che riguarda la musica. È nato in una condizione di follia generale, perché eravamo all'interno noi non avevamo un inedito ancora pronto al 100% e non volevamo che ce lo affibbiassero, che ce lo scrivesse qualcun altro. Avevamo l'idea che dovesse essere scritto in italiano. Quella era la cosa principale, perché crediamo nel potere dell'italiano e crediamo che l'italiano non debba essere per forza utilizzato per le linee meravigliose melodiche che abbiamo noi, ma che potesse anche essere utilizzato per un sound un po' più estremo, chiamiamolo così, anche nuovo. È nato dentro il loft, è nato dentro la sala prove ed è nato dentro lo studio di Samuel con Alessandro Bavo e Davide Napoleoni, che ci hanno aiutati, anche perché in due giorni scrivere, produrre, arrangiare un inedito è molto complicato. È stata una follia, non abbiamo dormito praticamente mai. Allora, la cosa fondamentale per noi dell'inedito è che è un pezzo particolare, forse non è stato il pezzo, diciamo, paraculo da portare in una situazione del genere per fare la hit, ma ci interessava fare esattamente quello in cui credevamo noi. Ci aspettiamo di suonare il più possibile e di fare anche un bel disco pieno di roba budosa italiana, come non c'è ancora stata qui. E soprattutto non l'ho fatta in due giorni. No, e con mezzo. Calma, poi ho dovuto tempo. Dormendo. Sì. Ok, grazie mille. Grazie a te.